Buongiorno ragazzi, ecco la terza parte, anche se aspettavo la mascherina, ma arriva fra un po' di giorni, quindi faccio il video così. Dunque, questo è l'ultimo video per far vedere come funziona il Nest. Come vedete, questa è la temperatura impostata, in teoria che dovrebbe anche esserci. È molto bello perché adesso vi faccio vedere, mi sposto. Sposto così, tra un po' si spegne, si è spento, vedete? È bello perché basta passare vicino, guardate, ed ecco che compare e viene fuori la temperatura che dà esterna e le previsioni della temperatura verso le 22, le 8, il mezzogiorno, già di domani, ok? Allora, come funziona? È molto semplice, basta ruotare e si entra nell'impostazione termostato classico. Vedete che si può regolare e diminuire. Dove c'è la fogliolina è quello, diciamo, dove sarebbe l'ottimale risparmio eco. Se vogliamo aumentare la temperatura, in questo caso l'ho messo a 26 gradi, vedete si accende, vuol dire che praticamente la caldaia in questo momento sta funzionando. Ok? Quindi i termosifoni partiranno e dice che ci vanno circa un po' meno di 10 minuti per appunto arrivare a 26 gradi, eh? Ma io lo metto a 24 e ok. Poi come funziona? Allora clicchiamo una volta e abbiamo, vedete, vi dice diciamo la temperatura che c'è in questo momento fuori, l'ora, domenica, 25 gradi in casa e 35% umidità in casa. Va bene? Ok, quindi impostazioni, blocca se vogliamo bloccare il display. Eco vuol dire che noi scegliamo la temperatura minima dove deve stare praticamente fino all'accensione del riscaldamento, quindi vuol dire che al di sotto di 18 gradi non scende in caso che noi non ci siamo o appunto non l'attiviamo. Casa fuori casa, questo serve collegato al telefono, come vi dicevo, quando sente che noi non ci siamo più in casa, non ci vede passare e non sente il nostro smartphone in casa, lui entra in modalità eco e quindi quando entra in modalità eco non si attiva più, e per quello che ho messo 18 gradi, in modo che 18 gradi tiene sempre costanti, ok? Si può attivare o no? Questo appunto vi dà l'autoprogrammazione. Che cos'è? Non è altro che lui praticamente vede ogni volta che alzate e abbassate la temperatura, sia col telefonino, perché c'è l'applicazione anche col telefonino, sia manualmente, e lui da lì si fa un'autoprogrammazione in base alle nostre esigenze. Quindi sa che, non so, mattina lo vogliamo 24 gradi e alla notte 20, e quindi lui si autoregola da solo, ok? Poi luminosità del display, vedete, automatica, bassa, media, alta. Mettiamo automatica. Display. Ecco, nel display si può mettere tutte queste cose qua. Praticamente l'orologio, l'analogico digitale, il meteo, non mettere niente, eccetera, eccetera. Quindi io ho messo praticamente quello dove avete visto voi che si vede il meteo. Poi il clic sonoro, tanto acceso, questo non lo sentite. Poi il fare il grado, ambiente dove praticamente lui si trova, in questo caso dove si trova nel corridoio, vedete quante voci ci sono, tantissime. Qua cerchiamo, praticamente si aggiunge la rete del wifi dove lui si collega col telefonino. Qua fate una registrazione su il sito appunto della Nest e vi accoppia il telefonino per fuori casa, la posizione di dove siamo, la lingua, la data e l'ora, il tipo di impianto che abbiamo, quindi se abbiamo i termosifoni, diciamo la caldaia come è fatta, ok? Poi Nest Pro, praticamente questo è ti dà poi i dati del
di quando vai sul sito per avere altre funzioni che ancora non ho visto. Informazioni tecniche parla appunto di questo, non so, ad esempio all'inizio del corridoio vedete il personal software eccetera eccetera, informazioni legali e qua l'imposta, quindi da capo e qua le fai, ok? Perfetto, no, non è molto complesso, avete schiacciato una volta, ok, poi programmazione, vedete nella programmazione, adesso va al giorno di oggi che sarebbe domenica, siamo quasi alle ore 20, se uno poi tiene premuto, mette nuovo e attacca e stacca quando vuole, in questo caso non metto nulla perché non mi interessa, per tornare indietro basta tenere premuto e togliamo questa schermata. Poi abbiamo energia, ecco, l'energia vi fa vedere praticamente i giorni, allora non è tanto che è montato, quindi che è installato, vedete, venerdì 17 vi fa vedere l'utilizzo, vedete, di quando è stato fermato, quindi da mezzanotte circa fino alle 7, poi è stato ripreso, vedete che qua un buco che durante il giorno c'era il sole, ok? Quindi vi farà vedere giorno per giorno, vedete che qua il giorno dopo è già molto meno, vedete che ha molto meno ore di praticamente consumo energetico, quindi quello che vedete rosso è quando si accende la caldaia. Cioè, ha solo due giorni, domani è il terzo, perché essendo appena installato, infatti aspettavo per farvi vedere qualcosettino in più. Ecco qua l'ultima voce che è questa, potete mettere in riscaldamento come adesso, spegnerlo così, oppure in eco come dicevo prima sarebbero i 18 gradi famosi che io avevo impostato. Quindi abbiamo visto tutto, ecco qui, ok, quindi impostazione abbiamo visto, programmazione abbiamo visto, energia l'abbiamo visto, riscaldamento l'abbiamo visto, perfetto, vedete, rimane così. È bello anche l'orologio, ve lo farò vedere. Andiamo su impostazioni, invece che il metro mettiamo analogico, ok, teniamo premuto, aspettiamo un attimo che si spenga, ok, allora si è spento, guardate, io passo davanti, guardate che bello che è. Poi se uno davanti così per andare nella modalità diciamo così del termostato basta solo ruotare, appena si ruota vedete che entra subito in questa modalità, okay. Allora io mi rimetto di nuovo il mio meteo, ok, è fatto. Poi teniamo un premuto e via. Va bene. Alla prossima da Credendario. Ciao ciao.